descrivi il tuo progetto della mostra, Stanze. Mi è andata bene perché proprio il dover pensare il dentro e il fuori ha fatto che l'interno si nutrisse dello spazio fuori, appunto perché io ho progettato anche l'involucro, non solo lo spazio interno. L'importanza delle sorgenti luminose, di quanto l'esperienza visiva si possa, anche in un spazio ridotti, possa diventare un'avventura in cui, anche se è piccolo lo spazio, sei costretto a soffermarti su tutta una serie di episodi, di commenti che riconducono a un'esperienza formale complessa. E questo appunto è quello che fa che io ho cercato sempre, per le mie scelte, di non privilegiare forme definite, e anche qua ci sono nel suo piccolo indicazioni di spazio che portano sempre a fare che l'esperienza si debba ricondurre a una visione che obbliga a fare appunto anche uno spazio piccolo appunto una esperienza visiva.